Buongiorno amici di Due Ruote e bentornati al nostro TG. Questa settimana dedichiamo la nostra apertura a una Harley Davidson molto particolare. È una Street Glide, ma è la Street Glide Special dedicata al 120° anniversario della casa di Milwaukee. La guidata per noi Stefano Gaeta. Passiamo poi al mondo degli accessori. Marco Boni ha provato per noi i guanti della Five, un'azienda che è distribuita in esclusiva per l'Italia da SGR. Infine scopriamo insieme come riuscire a passare il grado di patente, quindi da 1 a 2 e da 2 ad A, senza dover sostenere nuovamente l'esame. Celebrare la leggenda con un mito, e anche noi lo facciamo, pur se con qualche settimana di ritardo rispetto ai festeggiamenti ufficiali che si sono svolti prima a Budapest in Ungheria e a seguire a Milwaukee, città americana, sede storica della casa motociclistica Harley Davidson Motor Company. E stiamo naturalmente parlando delle 120 candeline che Harley Davidson ha spento proprio quest'anno, confermandosi una delle case motociclistiche più longeve della storia. E anche noi ci siamo concessi un piccolo festeggiamento, portando a spasso per qualche giorno uno dei modelli più iconici della casa di Milwaukee, la Harley Davidson Street Glide 114 Special Anniversary. Una versione celebrativa che verniciatura e livello di finiture da sole valgono il prezzo del biglietto. Ma prima di raccontarvi quali sono i tratti distintivi della Anniversary e qual è stata la nostra esperienza, perché di questo si tratta quando ci si mette alla guida di una bagger di questo livello, una vera e propria esperienza, vediamo di affrontare l'unico tasto forse un po' dolente, quello del prezzo. La Street Glide parte da un prezzo, diciamo base, di 32.500 euro, ma nel caso vi piacesse esattamente questa colorazione, Heirloom Red Fade, vanno aggiunti circa 6.200 euro. Lo sappiamo già, molti di voi penseranno che si tratti di una vera e propria follia. In realtà la Street Glide Anniversary, vista da vicino, ha un livello di finiture e una colorazione che diventano davvero ipnotiche per chi la guarda. E poi diciamocela tutta, ognuno decide di spendere il proprio denaro come meglio crede, e se accaparrarsi una delle 1600 Street Glide Anniversary rientra nei vostri desideri principali, secondo noi fate più che bene. Cominciamo quindi a vedere quali sono i principali dati tecnici che caratterizzano la Street Glide, a cominciare proprio dal suo motore, il leggendario bicilindrico a V da 45 gradi, che in questo caso sbatte in faccia a noi piloti ben 114 pollici cubo di cilindrata, quindi poco meno di 1900 centimetri cubici, con una coppia spaventosa di 160 Nm che arrivano a circa 3250 giri. La potenza, in questo caso non è un dato così rilevante per la tipologia di moto, è comunque di 93 cavalli che arrivano però a più di 5.000 giri. Ciclistica composta da forcella con steli da 49 mm di diametro e ammortizzatore posteriore regolabile meccanicamente nel solo precarico molla. Impianto frenante composto da doppio disco anteriore flottante e pinza a 4 pistoncini. I sistemi di ausilio alla guida comprendono il traction control e l'ABS cornering, oltre che il sistema di frenata combinata gestita elettronicamente. C'è poi anche un sistema che gestisce la coppia motore in rilascio, tutto per evitare spiacevoli blocchi della ruota posteriore nelle decelerazioni più repentine. Immancabile naturalmente su questo genere di moto la presenza del cruise control e di un sistema di infotainment di altissimo livello, il Boombox GTS, con schermo a colori TFT da 165 mm posizionato proprio al centro del Batwing, ala di pipistrello, il leggendario e distintivo cupolino che contraddistingue la Street Glide fin dalla sua prima versione del 2005. Il pannello TFT è touch e permette ovviamente la possibilità di interfacciarlo con il proprio smartphone per gestire facilmente chiamate, musica e messaggi. C'è poi il navigatore con mappa cartografica che funziona bene, anche se nel caso di eventuali ricalcoli del percorso non è particolarmente veloce. Di assoluta eccellenza invece la resa dell'impianto audio che ci siamo davvero goduti in questi giorni in compagnia della Street Glide, godendoci la nostra musica con una definizione del suono paragonabile a quella di un'autovettura.
Quindi, in conclusione, come ci siamo trovati in sella alla Street Glide 114 Special Anniversary che abbiamo utilizzato per diversi giorni? Prima di tutto segnaliamo un numero importante, che è quello del peso dichiarato in ordine di marcia, 375 kg, che prevede molta attenzione nel manovrare la Street Glide a motore spento e anche a bassissima velocità, perché basta qualche grado di inclinazione di troppo per mettere in difficoltà il pilota. Prima di partire, ovviamente lasciandola ferma sul cavalletto, vale la pena fare 1, 2, 5, 100 giri intorno alla Street Glide, perché ogni dettaglio attira l'attenzione. La cura è davvero di altissimo livello. Le verniciature nero lucido di alcune parti del motore, la sua verniciatura, che ribadiamo è realizzata davvero in una maniera straordinaria, lo scudetto Harley Davidson in stile Art Deco sul serbatoio, che è qualcosa davvero di straordinario. Insomma, la Street Glide, non abbiamo timore nel riconoscere il fatto che è senza dubbio una delle Harley Davidson in listino tra le nostre preferite di sempre. Quando poi è il momento di muovere la Street Glide e quindi di partire verso il nostro viaggio, la posizione in sella è quella davvero perfettamente azzeccata in stile bagger americano, quindi le ampie pedane sulle quali appoggiare i piedi permettono notevoli possibilità di spostamento, il manubrio è sufficientemente aperto, la sella è decisamente molto comoda. I suoi comandi sono in linea di massima sempre abbastanza da uomo vero, quindi la frizione richiede una certa forza per essere tirata e il cambio, ed è una peculiarità questa e non un difetto, è sempre abbastanza rumoroso, soprattutto a un basso numero di giri. Una volta però partiti, tutto si riparametra. Naturalmente lo stile di guida deve essere confacente al tipo di moto. Bisogna godersi il viaggio, guardarsi in giro, godersi i paesaggi, respirare i profumi e godere delle prestazioni di questo bicilindrico a V da 45 gradi, che è davvero qualcosa di più unico che raro nell'intero panorama motociclistico mondiale. I suoi 114 pollici cubo di cilindrata, la sua straordinaria coppia e la sua precisissima risposta al comando dell'acceleratore rendono la guida della Street Glide sicuramente un'esperienza che almeno una volta ogni motociclista dovrebbe poter vivere. È molto molto godurioso, molto piacevole, veramente una libidine infinita trotterellare a passo di passeggio anche sotto i 2000 giri, godendo delle pistonate che arrivano dalle good vibration di questo motore americano. La risposta al comando acceleratore, ribadiamo, è davvero precisissima e c'è la possibilità in sella alla Street Glide di riprendere anche in un rapporto molto alto, quasi nei pressi dei 1000 giri indicati, senza particolari sussulti. E anche i sussulti che arrivano fanno parte dell'esperienza, perché sono veramente sussulti piacevoli che entrano a tutti gli effetti nello straordinario mondo Harley Davidson. La Street Glide ovviamente è una bagger molto comoda e che ambisce ad essere portata lontano, dove gli orizzonti sono più sconfinati possibili. E in questi frangenti che proprio guidare una Street Glide è il massimo che un motociclista turista possa desiderare, perché la posizione in sella è comoda, le vibrazioni anche nelle lunghe percorrenze a regime costante sono pressoché inavvertibili. La protezione aerodinamica è buona, anche se in tutta onestà il suo batwing a velocità costante intorno ai 110-120 km all'ora indicati crea qualche turbolenza all'altezza del casco, rendendo proprio le lunghe percorrenze un pochino faticose. Come abbiamo già detto, poi il suo impianto audio è uno degli aspetti più entusiasmanti nella guida della Street Glide, perché il suono arriva nitido, pulitissimo alle orecchie del pilota, anche con casco aperto e il rumore del vento, quindi rende il viaggio ancora più piacevole e ancora più entusiasmante. Essere accompagnati dalla propria colonna sonora preferita è uno degli aspetti più fighi nel poter utilizzare una bagger di questo livello. Il posto per il passeggero è sufficientemente ampio, chiaramente l'ampissima lista di optional che Harley Davidson storicamente propone ai suoi clienti prevede anche un pratico appoggiaschiena, di modo che il passeggero possa davvero mettersi in posizione rilassata e godersi come il suo pilota il viaggio in tutta la sua essenza.
La baghera americana naturalmente non si muove agile soltanto nelle freeway americane, quindi quando la strada è sempre dritta, ma diventa anche molto piacevole sulle strade guidate, quindi dove ci sono delle curve. I suoi oltre 30 gradi di inclinazione permessa dichiarati dalla casa sono effettivamente più che sufficienti anche per permettersi qualche curva senza tante preoccupazioni. In realtà non abbiamo mai avuto la percezione di toccare con le pedane l'asfalto, quindi la Street Glide gira e curva molto più di quello che ci si potrebbe immaginare. Certo, a bassa velocità nei tornanti qua che ci conducono al Golf Club di Menaggio bisogna sempre avere un pochino di attenzione, perché la sensazione di peso si fa rilevante, quindi bisogna guidare con un pochino di attenzione gestendo il comando del freno posteriore nei tornanti più stretti con la giusta parsimonia. Sempre alla luce del fatto che questa street pesa quasi 400 kg, i freni devono fare un lavoro sporco, insomma, per mettere spazi di arresto accettabili. La risposta del freno anteriore, coadiuvata appunto dal sistema di ripartizione elettronico della frenata, è buona, non molto aggressiva. Per ottenere delle decelerazioni davvero importanti bisogna insistere con una certa forza sulla leva al manubrio. Insieme naturalmente al suo enorme cupolino Batwing, una delle peculiarità estetiche della Street Glide sono proprio le sue borse basse sfuggenti, molto pratiche nell'apertura, possono ovviamente essere bloccate e messe in sicurezza con una serratura, hanno una bellissima finitura interna e ovviamente il listino Harley prevede delle borse interne da poter sfilare praticamente una volta raggiunta la destinazione finale. Quindi moltissime, moltissime luci alla voce Harley Davidson Street Glide 114 Special. Anche qualche piccola ombra. Onestamente c'è forse solo una cosa che non ci ha proprio soddisfatti completamente, ed è la resa delle sue sospensioni. L'ammortizzatore posteriore è sempre abbastanza secco nelle asperità, soprattutto quelle in rapida successione, e la sua forcella ha una resa idraulica che non ci ha soddisfatti. Ora, qualche volta ci viene da chiederci se ci vorrebbe così tanto a mettere a punto un comparto sospensioni che sia un pochino più efficace a 360 gradi. Sicuramente questa cosa passa un po' in secondo piano rispetto al successo globale, la resa globale di questa fantastica bagger made in USA. L'appunto delle sospensioni però ci è capitato spesso di rilevarlo anche alla guida di altri modelli Harley Davidson, e onestamente ci aspetteremo dalla casa americana un upgrade per quello che riguarda questa voce nello specifico. Forse adesso addirittura aspettarci delle sospensioni semiattive in perfetto stile moto touring ci sembrerebbe un po' eccessivo, ma mai dire mai. Quindi, come tutte le cose, anche quelle molto belle, purtroppo prima o poi finiscono, quindi adesso abbandoniamo questo paradiso alle nostre spalle, siamo ospiti del Golf Club di Menaggio che ringraziamo, ci aspetta ancora tutta la strada del lago dove ancora una volta ci godremo la nostra Street Glide accompagnati dalla nostra colonna sonora preferita per ritornare a Milano e domani riportarla in redazione. Quindi grazie a Harley per questa opportunità e noi vi aspettiamo sui nostri canali social e su dueruote.it. L'estate ormai è quasi finita, qua a Milano abbiamo già sentito i primi giorni di fresco e noi ci portiamo già avanti parlando di autunno e magari di inverno. Perciò, per continuare a girare in moto, perché c'è chi lo fa anche con le temperature vicine allo zero, basta passare un integrale se si usa il jet, uno scaldacollo e ancora prima della giacca dei guanti, perché le mani devono sempre essere pronte sia per accelerare ma anche per frenare. In questo caso vi parliamo di un guanto particolare e viene proposto da Five, si chiama TFX1 GTX, è un guanto pronto per il trail adventure, quindi per il fuoristrada o per i lunghi viaggi, ma che in realtà si può utilizzare anche in tutti i giorni, soprattutto se si va spesso in autostrada. Già a prima vista si nota che il guanto è molto strutturato, infatti non ci sono zone che si ripetono praticamente a livello estetico, né nella parte del dorso e né in quella del palmo.
Parliamo quindi della struttura. Il palmo è realizzato in pelle pieno fiore. Nella parte del dorso, invece, la struttura è realizzata in un materiale idrorepellente e resistente alle intemperie, chiamato ripstop, mentre la membrana è in Gore-Tex, ciò che consente anche la traspirabilità della mano. Parliamo invece di protezione. Il TF-X1 GTX è dotato di molte zone rinforzate, a partire dalla zona delle nocche, in cui c'è questo rinforzo Ergo Protec progettato direttamente da Five. Ci sono anche dei rinforzi nella zona dell'indice del medio e nella zona del polso. Nella parte invece del palmo si trova questa struttura rinforzata che è resistente alle abrasioni, proprio perché questo è il primo punto di contatto nel caso si vada a scivolare direttamente con la mano aperta. Un'altra soluzione di Five è questa zona elasticizzata tra il mignolo e l'anulare. Questo perché quando si va a cadere tendenzialmente sono le prime due dita che vanno a separarsi. In questo modo se ne può evitare la rottura. Non mancano anche delle soluzioni di comfort. Nella zona dell'indice del medio ci sono queste zone a soffietto che permettono di muovere meglio le dita per andare a prendere sia frizione che il freno anteriore. Nella zona invece del pollice e del palmo si trovano anche dei rinforzi memory foam che migliorano ulteriormente sia il comfort ma anche la sicurezza. Per quanto invece riguarda la vestibilità, nella zona del polso si trovano due diverse zone di strappo. Una che va a prendere direttamente la parte alta del dorso, mentre una che invece va a richiudere nella parte bassa del polso. Si riescono a prendere anche molto facilmente grazie a questa zona in gomma dotata di una parte di grip, quindi anche con il guanto sono facilmente chiudibili o apribili. Indossarli e chiuderli poi è facile, grazie al sistema Pull and Ride innanzitutto, che permette di afferrare il guanto e tirarlo verso la manica per indossarlo meglio, anche con i guanti. E per concludere ci sono delle soluzioni più tecnologiche o magari di pratico utilizzo. Nella zona del palmo, per esempio, c'è una membrana in silicone nella parte esterna che permette di afferrare meglio le manopole anche in caso di pioggia. E sono compatibili con gli schermi touchscreen, quindi si può utilizzare lo smartphone senza andare a togliere il guanto. Inoltre, nella zona dell'indice, sia destro che sinistro, c'è una piccola parte in gomma che permette di pulire la visiera del guanto in caso di pioggia o in caso di sporcizia. La vestibilità in generale si può dire che è ottima, sia grazie ai soffietti che alle varie soluzioni. Anche nella zona delle nocche, per esempio, quando si va a chiudere la mano non si nota quel fastidio che si può notare con altre tipologie di guanti. Quindi in generale sono guanti adatti a un utilizzo lungo, per lunghi viaggi o per lunghe tratte in autostrada. Per quanto riguarda le taglie, invece consiglierei di prendere una taglia in più rispetto alla taglia solita. Ad esempio questa è una L ed è quella che utilizzo io solitamente, ma la trovo un filino stretta, forse con una XL sarebbe stata meglio. Le taglie ad esempio vanno dall'XS alla 3XL, quindi c'è una vasta scelta. I guanti Five TF-X1 GTX sono già disponibili al prezzo di 188,44 € più IVA, nella colorazione nera oppure grigia. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è finalmente diventato esecutivo il provvedimento che permette di fare il passaggio di patente moto, quindi passare dalla A1 alla A2 e dalla A2 alla A piena, senza conseguire nuovamente l'esame di guida. Da oggi infatti la legge prevede anche che la persona già in possesso di un titolo di guida possa passare a quello successivo semplicemente frequentando dei corsi in autoscuola. Vediamo un attimo nel dettaglio però quali sono le regole. Per quanto riguarda il passaggio dalla A1 alla A2, è necessario che il titolare della patente abbia almeno 18 anni e sia già in possesso della A1 da almeno 2 anni. Soltanto a queste condizioni potrà chiedere il foglio rosa speciale per conseguire la patente attraverso la scuola guida. In questo modo il candidato dovrà sostenere 3 ore di lezioni teoriche e 4 ore di lezioni pratiche su tutte le tipologie stradali, quindi urbano, extraurbano e autostrade. Se da un lato le lezioni teoriche devono essere certificate dalla scuola guida, le lezioni pratiche saranno monitorate attraverso un'app che stabilirà se davvero il conducente sta facendo le lezioni e che percorso sta facendo. Questi dati poi che vengono registrati e immagazzinati nei database della motorizzazione civile. Una volta concluso questo percorso, il candidato riceverà la patente comodamente nella casella postale della propria casa. Lo stesso discorso in termini di formazione vale per tutti coloro che dalla A2 vorranno passare alla A. In questo caso però i requisiti sono leggermente differenti, ovvero il conducente deve avere almeno 20 anni ed essere in possesso della patente A2 da almeno 2 anni. Anche in questo caso basteranno 7 ore di formazione certificata attraverso la scuola guida e la patente aggiornata arriverà presso l'indirizzo della propria residenza.
E anche per questa settimana siamo arrivati alla fine del nostro TG. Ricordate di lasciare un like o di lasciare un commento se la puntata vi è piaciuta. Mi raccomando, seguiteci sempre su tutte le nostre piattaforme e attivate le notifiche per non perdere nessuna delle novità relativa al mondo due ruote.